La campagna di conquista della Gallia, pur tra alterne vicende, mise in luce la superiorità romana, dovuta a diversi fattori: l'abilità di Cesare nell'adottare tattiche e strategie diverse in relazione alle singole tribù, il ricorso a macchinari da guerra sconosciuti a quelle popolazioni, la disciplina e l'addestramento delle legioni, la capacità di costruire ponti, fortificazioni e altre opere per potenziare la difesa o rendere più rapide le manovre di attacco. Il costo umano dell'impresa fu altissimo. Centinaia di migliaia di Galli furono uccisi e altrettanti ridotti in schiavitù. Cesare comunque aveva raggiunto il suo scopo e si era impadronito di un bottino immenso che gli permise di legare a sé l'esercito grazie anche a generosi donativi. Dopo 6 anni di guerra, egli, conquistando un territorio immenso, era riuscito nell'intento di eguagliare Pompeo, ottenendo quel prestigio e quella forza militare che non aveva all'inizio del triumvirato e che erano invece fondamentali per avere peso politico a Roma.